No, no, voglio dire, scusate, no, per dire, allora guardate, allora, non so da parlare, lasciamo stare, hotel. Io voglio dire, è uscita questa inchiesta, pensate, lo dico anche a te, Pilara, la domanda, chi vorreste come padre? Pensa, il 99% degli italiani serenamente in coro ha risposto signor Berlusconi. Voglio dire una cosa, la domanda, chi vorreste come marito? Pensa, Pilara, il 100% degli italiani ululanti, no? Ha risposto signor Berlusconi. Pensa la domanda, chi vorreste come figlio? Pensa, il 120% ha risposto Silvio Berlusconi. Qualcuno chiede perché 120, perché qualcuno ne vuole anche due. Grazie, Silvia TG4, un applauso. Un applauso a te, cara, un applauso a te, Pilare, questo Don Fuego, e l'applauso va a voi. Siete la cosa più bella che si possa incontrare, perché ricordatevi, il nostro mestiere è quello di scherzare, e senza davanti qualcuno che ascolta, che reagisce e che ti tratta come mi avete trattato voi, noi non saremmo niente, nessuno, e per questo ve ne siamo grati. Grazie a tutti, a nome di tutti. E allora, per salutarvi, lo faccio nel modo migliore, con le spalle in mare, con le voci di quattro grandi comici. Ci fosse stato Totò qua, l'ho scherzato prima con lui, ma con la voce vera di Totò, avesse visto le donne presenti in sala, avrebbe detto più o meno così: buonasera cari signori, buonasera cari signori, ricordatevi, lo dico a tutte le donne presenti in sala, ricordatevi, una donna è una donna finché non muore, un uomo finché ci riesce, ammesso e non concesso. Ma fosse stato con Peppino, Peppino è poco nominato, ma Peppino è un uomo di comicità straordinaria. Vi ricordate una volta Totò in un film fa il barbiere, Peppino lo vuole portare a Roma e tenta di convincerlo, ma lui fa: bello questo negozio Peppino, Peppino dimmi la verità, tu ci verresti con me a Roma? E Peppino cosa risponde? Ma quale Roma? Donadoni. Ma quale Roma? Quella è lontana, quella è Romagna. Ma quale Romagna? Quella è Romania. Ho messo e non facesse. Ci fosse stato Sordi, come dico, ah, rispondete, ah, ah, ah. Ma che mi stanno a pià per culo? Ammazza quanto siete belli. Io vi voglio tanto bene, perché me ne sono andato, però vi ho lasciato Silvio Berlusconi, che un uomo che fa tante promesse. Continuate a credere alle promesse di Berlusconi, perché ricordatevi, un politico che non fa promesse è come una prostituta che non fa marchette. E soprattutto, date retta anche a tre monti, io non conosco gli altri due, ma uno deve essere il Monte di Pietà. Tre monti che ha detto: quest'anno ci sarà una grande ripresa della borsa, sì? Speriamo di avere indietro almeno le chiavi e i documenti di portarci tu. E se posso salutarvi con la voce di un grande poeta, era Vittorio Gassman, un uomo che dedicava le poesie, dedicava le poesie alle donne. Una volta dedicò una poesia a una donna che si chiama Rina, in realtà sembrava una cosa seria, ma era tutt'altro che seria, bastava ascoltare il testo che più o meno faceva così: buonasera, voglio dedicare una poesia a una donna che si chiama Rina. Rina, 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 oh Rina, oh Rina, oh Rina, mi capisci? Mi capisci? Cielo grande, cielo blu, cielo come lo vuoi tu? Io ti guardo sopra il mento quando forte tira il vento, oh che gioio, che sollazzo quando forte tira il vento? Su quel verde prato dove insieme si veniva, oggi è spuntata una casa, non credo avere tanta potenza. Grazie signore. E continuate con l'applauso, ci cantiamo a Città Policinella, augurandovi una grande estate, un grande anno, e che il cuore sia con voi, perché vi voglio bene e spero che vi sia rimasto non l'artista ma un amico che vi ha fatto fare quattro risate. Grazie, davvero. Su con le mani. Buon Ferragosto, eh! Tira su! Ah, compagno!